Cagliari ha interrotto una striscia di 5 sconfitte consecutive battendo il Verona e soprattutto pareggiando 2-2 contro l'Inter capolista. Continua invece il momento di difficoltà per il Venezia, che nel 2023 ha vinto una sola partita. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti a Cagliari per la 25esima giornata del campionato Under 17. Passiamo alle formazioni, partendo da quella dei padroni di casa. Due volti nuovi rispetto al pari contro l'Inter: Minnelli al posto di Storri in difesa e Grandu al posto di Melis in attacco. Ben 5 le novità per il Venezia rispetto al KO contro l'Atalanta. Berto sostituisce Cannelli in porta, Fiorin e Zorzetto al posto di Marella e Rioda in difesa, Mutavcic al posto di Barbera a centrocampo e Angi al posto di Cartau in avanti. Fiorin attende il movimento dei compagni, va direttamente in area, Montigi allontana, Ardau fa sponda per Grandu, Fiorin ha capito tutto, la mette all'indietro per Senciuk e Bonifacio fa una parata sensazionale. Pieretto sponda per Saramin, Asproni in scivolata recupera palla e non c'è fallo secondo l'arbitro, verticalizzazione per Ardau, tutto regolare, Murato al momento del tiro, che occasione, ancora in attacco il Cagliari con Asproni e Berto imita Bonifacio facendo una parata clamorosa. Viene chiamato lo schema, traiettoria che spiove a centro area, Mutavcic di testa, attenzione al vento, Berto è bravissimo a non lasciarsi ingannare. Mutavcic alza la testa, va tra le linee, da Portman a spazio sulla tre quarti, imbucata, rimpallo, Senciuk dribbling, Senciuk, palo esterno e palla sul fondo. Calcio di punizione dunque per il Cagliari, lancio verso Grandu che è scattato in posizione regolare, entra in area, Grandu la mette nell'angolino, non sbaglia, davanti al portiere, si fa cogliere impreparato il Venezia su questa verticalizzazione improvvisa, 1-0 Cagliari. Saramin per Biolcati, che apre di prima sulla destra, chiama il pallone sulla stessa fascia e lo riceve Anci, intervento molto duro di Montigi che prende il cartellino rosso, rosso diretto per Montigi, Cagliari in 10. Tutto pronto per questo calcio di punizione, pallone che spiove in area e sbatte sul palo, non l'aveva toccata nessuno, si salva il Venezia che poi allontana. Può ripartire il Cagliari, lancio in profondità e scende Grandis che ha letto bene questa situazione. L'arbitro dice che non c'è più tempo, vince il Cagliari 1-0 e ottiene il terzo risultato utile consecutivo. Continua invece la maledizione in trasferta per il Venezia.